Anche quest'anno è in arrivo l'influenza stagionale. Nel mese di novembre, dicembre, ci attendiamo i primi virus che saranno gli stessi dell'anno scorso e che quindi con delle piccole modificazioni e che quindi potranno avvantaggiarsi già della vaccinazione antinfluenzale, quella che abbiamo fatto per l'influenza stagionale, perché già quella ci darà un corredo antigenico sufficiente per combattere il virus stesso. I sintomi dell'influenza sono molto caratteristici e facilmente identificabili. Intanto la febbre, la temperatura si alza in modo brusco, rapido, raggiunge temperature anche elevate, 39, 39,5, 40 gradi centigradi e lo fa in pochissimo tempo. Io sono sempre sicuro di un'influenza quando il mio paziente mi dice: a mezz'ora fa ho cominciato ad avere il rialzo febbrile e in mezz'ora è arrivata a temperatura elevata. Questo significa che molto probabilmente quella è un'influenza. Ancora si possono presentare dei sintomi respiratori, tosse, raffreddore, un mal di gola, una faringite. Si possono avere vari disturbi, vari problemi legati proprio all'apparato respiratorio. È il momento in cui questi sintomi non scompaiono nel giro di 48-72 ore che bisogna interpellare il proprio medico, perché a quel punto l'influenza potrebbe essersi complicata, potrebbe aver creato un problema sull'apparato respiratorio, potrebbe aver colpito i nostri bronchi o i nostri polmoni, potrebbe aver aperto, come dicevo prima, la strada a un batterio o a dei batteri che sono estremamente pericolosi. L'intervento del medico ed una visita accurata consentiranno di escludere o di confermare questa ipotesi diagnostica. Nel caso in cui il vostro medico sospetti una complicanza respiratoria conseguente all'influenza o conseguente ad un'altra malattia parainfluenzale, sicuramente procederà ad una visita. La visita del torace si compone di varie parti. Cominciare a visitare il torace intanto palpando il torace, cioè appoggiando le mani e cercando di capire l'escursione respiratoria, quanto è ampia l'escursione respiratoria e quindi già così cominciare ad avere un'idea di come sta funzionando. Sempre la stessa mano appoggiata sul torace del paziente potrà percepire il cosiddetto fremito vocale tattile. Chiederemo al paziente di dire 33, quel magico numero che ha un significato estremamente importante per questa mano che appoggiata sul torace riesce a sentire, e poi successivamente procederemo a quella che viene definita la percussione, cioè con due mani, una mano appoggiata sul torace e l'altra che picchietta sopra la prima, potremo sentire che tipo di rumore ci viene restituito da questo torace che viene percosso. Infine avremo l'ultimo momento della visita, che è quello dell'auscultazione. Con il fonendoscopio, con questo strumento che noi portiamo generalmente intorno al collo, ma non come un abbellimento, bensì come uno strumento efficace di lavoro, possiamo procedere ad auscultare il torace facendo respirare a bocca aperta o a bocca chiusa e facendogli fare ampi respiri il nostro paziente.